Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Apriamo con il primo resoconto delle tortellate di San Giovanni. Accompagnati da buona musica, alla casa protetta Selene Conti a Borgotaro, Pierluigi Previ ha intervistato la direttrice Morena Zazzali e la vice sindaca Alessandra Foschi. Anche la tortellata di San Giovanni presso la casa protetta Selene Conti di Borgo Valditaro è un segno che la vita ricomincia. Dopo 2 anni di blocco causa pandemia, questa bella tradizione che vede gli ospiti della struttura mangiare insieme a visitatori del paese è ricominciata. Per quest'anno ci si è limitati solamente agli amministratori del comune di Borgo Valditaro, però è già un segnale positivo. Certo, è un segnale di ripresa, è un segnale forte che si vuole dare, che vogliamo che per i nostri ospiti ci sia davvero quella che è un'apertura e che sia un'apertura anche di fatto. Sono riprese anche tante attività, tante uscite, tante frequentazioni, stiamo organizzando anche ulteriori feste alla Peschiera, anche nel valorizzare quello che è il nostro territorio. Quindi sicuramente sarà un'estate ricca di appuntamenti, verranno anche i clown terapia dalla Croce Rossa di Parma a fare il loro accesso domani e tante manifestazioni. Quest'estate vogliamo riprendere un pochino quella che è la vita normale anche per i nostri graditi ospiti. Anche per loro sarà un'iniezione di morale non indifferente dopo appunto 2 anni in cui non si potevano ricevere nemmeno la visita dei propri parenti stretti. Sicuramente, sicuramente si vuole ritornare effettivamente a rivivere la vita comune, non solo di noi personale, ma anche proprio dei nostri ospiti che devono ricongiungersi, devono vivere quello che è il paese, quello che è la famiglia, quello che sono gli affetti, quelle che sono le conoscenze. E l'amministrazione comunale ha voluto dare un segnale che questa struttura è pienamente integrata nel paese. Negli anni scorsi, appunto, anche altre persone venivano qui a mangiare insieme agli ospiti della casa protetta Selene Conti. Quest'anno è venuta appunto solo l'amministrazione comunale, però è già un segnale che l'amministrazione, il paese, la popolazione sono vicini ai propri anziani. Noi abbiamo ricevuto questo invito ed è stato molto gradito e ci tenevamo ad essere presenti. Questo segnale, sì, questo segnale di nuovo inizio, speriamo per tutti noi. Un momento di allegria, di gioia, anche allietato dalla musica del fisarmonicista Claudio Occhi, che abbiamo vissuto in maniera molto intensa e piacevole. Siamo qua a festeggiare l'unicità delle persone. Ogni ospite qua della casa Selene Conti è unico, irripetibile, ha un sacco di cose ancora da dare, un sacco di
cose ancora da poter vivere, da poter emozionarsi, e questo noi siamo venuti a festeggiare proprio la persona nella sua unicità e l'importanza dell'unicità appunto delle persone stesse. Prima di un'altra tortellata, quella di Vianino, andiamo sulla via Francigena tra Respice e Sivizzano di Fornovo per un evento all'insegna della musica, fiori e profumi che si possono cogliere nel Cammino dei Cammini. Tra Respice e Sivizzano, 18 giugno 2022, Casa delle Viole. Nella suggestiva cornice della Casa delle Viole di Mercadelpiano si è svolto l'evento Dalla lavanda alle viole, i fiori sulla via Francigena tra leggenda e saggezza. A condurre la serata Paola Mazza. Dove la natura incontra la storia, appunto la via Francigena, la natura, l'arte, la musica. L'intrattenimento è stato realizzato da Patrizia Arduini di Rade Essenze di Varano de Melegare. Ho progettato insieme a Paola questa serata ed è stato un lavoro che ho fatto veramente con passione, perché la via Francigena non è un prodotto turistico standardizzato, non è una vetrina semplicemente da osservare, ma è mette al centro il rapporto col territorio. Oltre a Michela Zanetti, sindaca del comune di Fornovo. La casa aperta, è molto piacere che mia abbia... abbia avuto l'idea di dedicare del tempo a, appunto, a intercettare un bando sulla sentieristica. Il nostro è un territorio di gancio, siamo alla tappa 19-20 della via Francigena, quindi qua c'è il momento della fermata prima della salita per gli Appennini, quella faticosa. Trovo molto apprezzabile la lettura in chiave botanica del cammino, dalla lavanda alle viole, questa della Vasprosana, che è la salita della Francigena, diventa un primo assaggio di quella che è la natura del nostro Appennino. Gli Appennini giustamente sono duri da affrontare, ma molto belli dal punto di vista non solo culturale ma anche botanico e naturalistico. E quindi questa lettura
in chiave botanica la trovo ancora più preziosa in questo momento in cui siamo di fronte a dei cambiamenti nel paesaggio. Prima ero seduta e c'era un signore che faceva osservare giustamente che qui prima c'erano tutti i filari, è vero. Il nostro paesaggio è cambiato enormemente dagli anni 50 ad oggi perché è cambiato il modo di stare nella natura, un modo più aggressivo a volte, e adesso ci troviamo al bivio, dobbiamo tornare a stare dentro la natura, non contro, perché il conto ce lo sta presentando adesso l'ambiente. Sono intervenuti Andrea Tramelli del GAL del Ducato per l'innovazione di impresa al servizio della rete sentieristica della Via Francigena. Il percorso dei percorsi. Il GAL del Ducato è una società consortile a capitale misto pubblico-privato che si occupa di gestire dei fondi europei nei 58 comuni della provincia di Parma e di Piacenza, diciamo la fascia collinare. Il botanico Corrado Zanni con un apprezzato approfondimento sui fiori. Mentre le viole qua ce ne sono sempre state. Non è da compor- questa è la viola mammola, la viola odorosa, non è da confondere anche con la viola di Parma, capito? La violetta di Maria Luisa, che, sì, tanti, che è un altro tipo di viola, che è una viola doppia, diciamo, quella di Maria Luisa, che fiorisce già in pieno inverno, già diciamo verso Natale comincia a fiorire, ed è una viola che veniva coltivata, probabilmente l'avevano portata i Borboni ancora prima di Maria Luisa, perché arrivava probabilmente dagli Arabi o dalla Spagna, probabilmente, quando Maria Luisa è arrivata qua l'ha trovata nelle serre, nelle serre del parco, del corpo delle serre, e lei si è innamorata di questa viola e lei l'ha coltivata, così l'ha fatta conoscere un po' dappertutto, e lei a Natale così mandava questi mazzolini di viola alle corti europee nell'arco di pochi giorni, per Natale mandava queste viole così, ed è molto profumata, ecco. E poi dopo c'è la coltivazione, sapete, verso Grasse, verso in Provenza, così come poi della lavanda, ecco. Anche la lavanda è una specie che adesso ormai la troviamo quasi dappertutto anche da noi, vive molto bene, è molto profumata, si chiama lavanda perché già i romani la usavano quando facevano i bagni, così per profumare e così. E poi la mettevano anche in queste stazioni, diciamo, di posta, diciamo, in queste stazioni per profumare gli ambienti, capito? Sì. Perché arrivavano i cavalli, arrivavano questi pellegrini, insomma, con un po' di odori, un po' di cose. E allora usavano un po' di lavanda, usavano altre piante, tipo altre, insomma, molto, molto forti. Nonché l'arpista milanese Elisa Torretta, con le sue delicate e rombanti note. Meglio, no? Cosa si intende per musica vibrazionale? Innanzitutto la musica nient'altro è che una vibrazione, quindi delle particelle di energia che dallo strumento si spandono verso tutto ciò che incontrano e di conseguenza anche verso il nostro corpo. Esiste tutta una scienza e una disciplina che va a studiare gli effetti delle vibrazioni della musica sul nostro corpo, e in particolare l'arpa è un po' lo strumento privilegiato. Si pensa anche in musicoterapia, esiste tutta una letteratura dedicata alla musicoterapia attraverso l'utilizzo dell'arpa. Questo perché le corde, magari anche rispetto al pianoforte, rispetto ad altri strumenti, sono più libere e sono in interazione direttamente con il corpo dello strumentista. Io la suono direttamente con i polpastrelli, neanche con le unghie, no? Quindi è proprio la carne che interagisce con lo strumento. Un cammino, quello della Francigena, che attraversando da nord a sud una Europa ricca di storia, cultura, tradizione e bellezze paesaggistiche, viene rappresentato in questo caso dai fiori e dalle preziose erbe spesso ignorate, che nascono spontanee nei prati e ai bordi delle strade, accompagnando a loro insaputa i pellegrini nei loro soggettivi cammini. Thank you.
Rimaniamo ancora per il momento ai piedi della montagna, in un tratto della statale della Cisa tra Ponte Scodogna e Ozzanotaro, dove negli ultimi anni il traffico automobilistico ha fatto strage dei lupi. L'associazione Io non ho paura del lupo sembra sia riuscita a porre un rimedio a tutto questo. Ce l'abbiamo fatta, ci è voluto più di un anno per completare l'iter, ma alla fine ci siamo riusciti. Esulta così l'associazione e spiega: su un tratto killer della statale della Cisa tra Ponte Scodogna e Ozzanotaro, in comune di Collecchio, dove negli ultimi anni hanno perso la vita molti lupi, oltre a tanti altri esemplari di fauna, in attraversamento fra i parchi regionali di Carreghe del Taro, abbiamo installato degli speciali disuasori caterinfrangenti capaci di deviare la luce dei fari verso l'esterno della strada, spaventando e fermando gli animali prossimi ad attraversare nel momento in cui sopraggiunge un'auto. I dissuasori forniti da WWF Italia sono stati installati a circa 30 metri di distanza sui pali e guardrai esistenti. In casi analoghi in Italia e all'estero, l'installazione di questo tipo di dissuasori ha ridotto gli impatti con la fauna del 40-60%. L'azione parte da un progetto più ampio che stiamo perseguendo da molti mesi, con grandi difficoltà burocratiche nel rapporto con le istituzioni. Sui vari tratti stradali pericolosi per la fauna nella pianura parmense reggiana si è concretizzata con la collaborazione del Comune di Collecchio, del Parchi del Ducato, dell'Associazione Font Prims, del Lions Club di Parma Farnese e del WWF Italia. E non per ultimo, Io non ho paura del lupo. Andiamo finalmente a Vianino. Dopo 2 anni di assenza si riparte con la tortellata nella piazza principale. Intervista di Isabella Bozzuffi, il presidente dell'associazione Amici di Vianino, Gabriele Fiori, che illustra l'organizzazione della serata che si è svolta sabato 18 giugno e i futuri eventi in programma. Troviamo diciamo nel backstage della festa della tortellata di Vianino, che si svolge nel piazzale. Qui siamo, come dire, nel cuore della festa, la cucina, quindi, con il presidente dell'associazione Amici di Vianino, Gabriele Fiori, al quale ora faremo qualche domanda. Allora, Gabriele, com'è stato ritornare dopo quasi 3 anni di assenza? Beh, abbastanza complicato e difficile, perché sicuramente riprendere tutti i meccanismi e le sincronie di un tempo non è facile. Ci sono degli incagli, ci sono tante cose da sistemare, però è stato sicuramente positivo e piacevole. Eppure nonostante la difficoltà, mi pare che ve la siete cavata alla grande, perché di là era l'affluenza è andata, mi sembra, abbastanza bene, o no? Sì, è venuta tanta gente, come sempre. Vianino comunque ha sempre risposto bene. Quest'anno, come al solito, insomma, la tortellata porta tanta gente. Parlaci un attimo del menù, cosa c'era di buono? Beh, chiaramente tortellata, tortelli d'erbetta, burro e salvia, tradizione storica, e poi grigliata. Questi sono i due cavalli di battaglia, poi qualcos'altro che accompagna il tutto, ma i due principali sono questi. Benissimo, qualche anticipazione su qualche prossima festa? Tra 15 giorni avremo Vianino Sottosopra, che è una festa che coinvolge un po' tutto il paese, anche la parte alta, la parte storica, i borghi alti del paese, con degli espositori di vini, e apriremo delle cantine dove ci saranno espositori di vini e anche street food, oltre che alla trattoria Carra, che verrà chiusa la strada e metterà tutti i tavoli in strada, quindi è un po' un coinvolgimento di tutto il paese. E poi naturalmente qui al Piazzale delle Feste siamo noi che portiamo avanti la serata fino alla mattina. Qui after hour, diciamo, coinvolgimento quindi di tutto il paese e anche della trattoria, perciò una collaborazione, quindi. Certamente, una collaborazione, ormai portiamo avanti diversi anni, purtroppo con il Covid siamo stati fermi 2 anni, e quindi anche lì dobbiamo riprendere tutto, e non è cosa semplice, ma pensiamo e siamo sicuri di riuscire. Benissimo, bene, allora non ci rimane che attendere comunque i prossimi appuntamenti, tra cui Vianino Sottosopra, del quale vi abbiamo anticipato, ma per il quale comunque siamo d'accordo, faremo un approfondimento. Certo.
assieme a Simone della Trattoria Carra, perché è una collaborazione che facciamo con lui e intendo portarla avanti sempre in questo modo. Benissimo, allora noi ringraziamo Gabriele Fiori, Gabriele Fiori dell'Associazione Amici di Vianino, ringraziamo per le feste, per tutto e alla prossima quindi a Vianino Sottosopra. Grazie e buona serata. Pessola, Giorgio Graziano ha intervistato Franco Barcella al suo centro Il Falco per un rilancio turistico della vallata. Siamo qui in compagnia di Franco Barcella che sta facendo partire Il Falco, che apriranno piscina e tante altre belle cose, e un villaggio bellissimo, e però sarà lui a spiegarvelo un attimino che ne sa più di me, io mi limito soltanto alla presentazione e la parola a Franco a questo punto. Grazie. Bene, cerco di spiegarvi in due minuti quello che stiamo facendo. Intanto sì, sono Franco Barcella e sono il genero di Luigi Pimitti, che è il titolare di questa attività, che è a conduzione familiare, quindi tutti familiari in fase iniziale di questa inizio stagione, siamo tutti in fermento perché aiutiamo un po' a far partire l'attività. Dopo circa due anni di fermo o apertura a singhiozzo a causa del Covid c'è molto fermento, ma non solo qui, un po' in tutta la vallata, perché attività come queste, ristoranti, bar, si stanno preparando un po' a questa stagione. Noi stiamo correndo perché domenica apriamo al pubblico ufficialmente, stiamo ultimando i lavori nella nostra parco piscine, che abbiamo due piscine abbastanza capienti e le stiamo tirando a lucido per l'apertura. C'è un ampio campeggio con una quarantina di isole che stiamo utilizzando il territorio italiano. Inizierà anche poi un'attività didattica per chi è amante del calcio, perché proprio alla fine di giugno, cioè di questo mese, per tutto il mese di luglio, si svolgerà un torneo notturno a squadre a 5 di calcetto, e questo è un po' una richiesta che abbiamo avuto perché i giovani hanno voglia di muoversi e quindi abbiamo allestito il campo da calcio per questo tipo di attività. Ricordo anche che ospitiamo per il mese di luglio e agosto diversi ritiri di squadre di calcio, sempre, o di triathlon, che possono venire a farsi la propria settimana di preparazione agonistica prima che inizino le attività del dopo settembre. Colgo anche l'occasione per lanciare un messaggio a tutte le autorità politiche di zona per far sì che aiutino attività come queste, che non siamo soli, ma proprio per cercare di creare quelle condizioni logistiche di viabilità per fare in modo che il visitatore o il cliente che viene presso i diversi centri del territorio abbiano delle viabilità ben sistemate, perché è molto importante questo, insomma, essere ben raggiungibili, perché insomma il servizio deve essere reso scorrevole e uniforme. Notizie flash: la Croce Rossa di Mesesano e gli aiuti all'Ucraina. Nei giorni scorsi dal Comitato Nazionale è arrivata la richiesta di donare un mezzo per l'emergenza e di soccorso da inviare sul territorio ucraino. Dopo 181.000 km percorsi tra Mesesano e dintorni, questo mezzo farà parte di un convoglio di ambulanze italiane che verranno inviate nei prossimi giorni nei territori colpiti dalla guerra. Un gesto straordinario del comitato locale che ancora una volta si dimostra attento e in prima linea nella collaborazione per la gestione delle emergenze. Un aiuto importante alla popolazione ucraina che oggi più che mai ha bisogno anche del nostro sostegno. Grazie al Presidente Calì e al Consiglio e a tutti i volontari per questa importante iniziativa che ancora una volta mette in evidenza che Mesesano ha un cuore grande. Avvisi. Comunicato stampa. Le direzioni generali di azienda USL e azienda ospedaliera universitaria di Parma informano i cittadini che in occasione dello sciopero indetto dall'associazione sindacale SHC, nella giornata di martedì 28 giugno, si potrebbero verificare disagi nella consueta attività. Saranno comunque garantiti i servizi sanitari urgenti. Bore.
organizzato dall'Associazione Turistica Proloco di Bore, sabato 9 luglio a partire dalle ore 19 presso la Sala Oratorio di Papa Francesco, la grande festa di inizio estate borese. Borgottaro, prepariamoci per la Fiera del Fungo di settembre con due weekend, il primo il 17 e 18 settembre e il secondo il 24 e 25, con fiera gastronomica, show cooking, street food e tanto altro. Bardi, tre serate a Calfieri il 2, 9 e 16 luglio con serata Lione, serata Basilico e serata Peperoncino organizzate dall'Associazione Bontà dell'Appennino. Valceno, nasce l'Interclub Valceno. Per iscriversi 349-884-4132 Giorgio. Ora le previsioni meteo di Francesca Leoni. Benvenuti alle previsioni meteo per il fine settimana. A Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto si registra una minima di 18 gradi e una massima di 34 gradi. Bel tempo con sole splendente, non sono previste piogge. Venti deboli, allerta meteo, AFA. In Valceno avremo una minima di 17 gradi, una massima di 34. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Venti deboli, allerta meteo, AFA. In Valtaro, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Si registra una minima di 11 gradi e una massima di 35. Allerta meteo. AFA. Venti deboli. In alta valle una minima avremo di 11 gradi e una massima di 32 gradi. Cieli in prevalenza poco nuvolosi. Non sono previste piogge. Venti deboli. Allerta meteo. AFA. Grazie per averci seguito, Francesca Leoni, TG Parmense. Anche per oggi è tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci a domani e buon proseguimento di serata con i programmi di RTA. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgottaro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Mora Nolleggi a Fornovo Taro, escavatori cingolati da 8 fino a 70 quintali. Trivelle idrauliche e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Fate e folletti di Serventi Monica, abbigliamento bimbi, in via Martiri della Libertà 34, a Varano di Melegari, Parma. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. Oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale, progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati, in Italia e nel mondo con personale altamente qualificato. Valfer, a Legnano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ritorna in Viale Bottego a Borgottaro il mercatino dell'antiquariato e modernariato Cose di altri tempi, edizione 2022, con il patrocinio del comune di Borgottaro. Ogni quarta domenica del mese, l'appuntamento sarà quindi il 26 giugno, 24 luglio, 28 agosto, 25 settembre. Per informazioni, ufficio turistico 0525 96 796 oppure Daniela 331 4036 577 oppure Maria Rosa 339 200 3835.